3, 2, 1. Ready, Dreamer! Tanta roba! Amici di Rally Dreamer, buon pomeriggio e buona domenica a tutti voi. Siamo arrivati all'ultima diretta di questa edizione numero 48 del Trofeo Maremma. Accanto a me, per chi non lo conoscesse, non c'è più la bellissima e stupenda, bellissimissima e anche bravissima Vanessa, ma c'è un personaggio con il quale ho avuto il piacere di voler fare questa diretta, perché lui di rally ne ha fatti tanti e per quanto riguarda la videoproduzione a tanti ha insegnato. Potrei dire vavavuma e tutti potrebbero capire, ma in realtà qui con me c'è Massimiliano Musella, che saluto, che al momento stava mangiando un pezzetto di pasta, che l'ho fregato naturalmente. Noi siamo entrati comunque in diretta per fargli fare una bruttissima figura, in realtà eccolo qua. Ciao Massi. Buonasera a tutti. Era un bel po' che si era detto che si doveva fare questa cosa e oggi siamo qui. Ringrazio il mio temporaneo capo che mi ha dato la libertà di farlo. Ma questo ci fa solo che piacere, perché come vedo io c'hai anche lo sponsor là, naturalmente tu lo sappiamo, segui, no teniamolo, facciamolo vedere, è giusto dare visibilità a tutto. Stai seguendo Paolo Morici, che fra l'altro sta andando molto bene, se la sta lottando in Rally 4, poi quando sarà il momento vi faremo anche la classifica, ma io ci tenevo molto a averti perché voglio fare una delle nostre chiacchierate in diretta alla grande come al solito, perché comunque noi quando ci vediamo si parla sempre di due cose, o di rally, giusto? O sbaglio, più o meno è sempre quello. E allora siamo pronti, poi vi diremo anche più avanti, ci sarà tempo di tutte le novità del Musella. Io direi che al momento chiedo alla regia di tornare un attimo sulla prova, così diamo la possibilità a Massimiliano di mangiarsi l'ultimo pezzetto della sua come si chiama, della sua pasta, eccola qua, così staccate un attimo e passate un attimo sulla prova speciale per favore, che così io do la possibilità a Massimo di smettere di nascondere lontane tutta la pasta, che ormai è quasi finita, dai, ce l'ha quasi fatta. E allora, per chi si fosse collegato adesso, per chi si fosse collegato solamente adesso, in questo momento si sta correndo l'ultimo passaggio della prova di Gavorrano, una prova che ancora una volta è stata vinta da Alessio Santini, il quale tutti si aspettavano che in qualche modo si fosse anche ritirato, perché sembrava che il problema alla sua autovettura fosse importante. Lo sappiamo, sul secondo passaggio di Capanne è uscito di strada, ha toccato, invece sembra che si sia solo avuto due forature che gli hanno fatto perdere oltre 2 minuti nella classifica assoluta, che
in quel momento era a suo favore, e invece è rientrato in prova, ha vinto la prova di Gavorrano. A questo punto per lui sarà solamente un divertimento per mettere un po' di traverso quel mostro di WRC, la Citroen C3, che si trova sotto il sedere. Naturalmente sarà da divertirsi, perché sa benissimo lui, per l'esperienza che ha nei rally, e soprattutto lo sa perché ormai conosce che è impossibile recuperare 2 minuti in una classifica così stretta, e quindi si diverterà solamente. Forse vincerà tutte e tre le prove, ma comunque sia, anche su Gavorrano ha alzato un po' il piede e ha vinto sì la prova, ma non si è migliorato con il secondo passaggio rispetto al passaggio precedente. Naturalmente invece la classifica è guidata dal contadino volante, sto parlando di Gianluca Tosi, che in coppia con Stefano Costi è stato secondo in prova a Gavorrano a 5-8 da Santini, ma in questo momento è primo assoluto nella classifica assoluta, quella virtuale, quella che porta sulla prova di Capanne, che sta per partire per l'ultima volta, la terza volta in questa 48esima edizione del Trofeo Maremma. È lui che guida con il totale di 31-32-8, seguiti da un grandissimo Federico Gasperetti in coppia con Federico Ferrari, perché come si diceva prima, Massimiliano, con le gomme, come lui deve amministrare una gomma molto particolare, una gomma che fino ad oggi ha dimostrato andare forte negli sterrati, ma che nell'asfalto secondo me ancora deve dimostrare qualcosa. Quindi con queste gomme sta facendo un miracolo, con questa macchina sta facendo un miracolo doppio, perché l'ha appena conosciuta, né? Non credo abbia fatto tantissimi test. Non credo proprio nemmeno io, lui ha sempre corso con la Skoda, diversa. Comunque Federico, sì, non lo scopriamo oggi, è uno che è sempre andato forte e soprattutto è uno che ha vinto con le macchine più disparate. Sì. Ha vinto con tutto. Io mi ricordo quando lo smontavano ogni volta che arrivava in fondo con la sua 205 2009, lo mettevano tutti 1006, lo mettevano tutti i pezzi nella cassa e lo rimandavano a casa, perché tutti pensavano che avesse chissà quale motore o quale cosa strana che andasse così forte. Invece una meraviglia delle meraviglie, bisogna farla veramente notare e prendere il pennarello fluorescente e segnarla ovunque, è questo Giacomo Vargiu, localissimo, insieme a Marco Onesti. Marco Onesti lo conosciamo, è uno di quelli che di esperienze ne ha veramente tante, è un grande navigatore di Valpiana, fra l'altro è veramente un ragazzo che sul sedile destra dà tanto, ma sa anche tanto, ma veramente tanto. E devo dire che è qui che scoppia quella che è l'impressione più importante di questa gara, perché se fossi stato un broker e avessi detto a podio Giacomo Vargiu nel 2024 al Trofeo Maremma, l'avrei dato 1-20, perché non ci avrei mai scommesso nessuno, credo. C'ero a cena la settimana scorsa, proprio una cena pre-Maremma, e diceva che appunto prendeva questa gara per prendere le misure di una macchina che lui non... Vabbè, tranquillo. Che prendeva questa gara proprio per prendere le misure di questa vettura, sulla quale è la prima volta che monta. Lui ha fatto pochi rally e quelli che ha fatto finora li ha fatti con una Rally 4. No, ma qui la cosa è veramente impressionante, perché monta sulla Skoda, ancora non gli dà del tu, perché quando sale e scende chiede il permesso e guarda caso è terzo assoluto a 11 secondi e 3, dove davanti c'è un contadino volante, Gianluca Tosi, che si crede tutti noi possa essere l'uomo da battere anche negli IRC tra qualche giorno all'Elba. Quindi ragazzi, questo è uno che va veramente forte. Ora è da capire se va forte solamente qui a Follonica o se spostandolo di 50-100 km, intanto sale il drone e ci fa vedere quanto è bella la Toscana e quanto è bella la Maremma, che se ne voglia, è uno spettacolo meraviglioso. Questo ne conviene con me, no? Ah, io ci sono venuto a stare, perciò penso che sono molto più d'accordo con te, tanto da aver preso casa qua a pochi chilometri. E la Maremma merita veramente, merita per il clima, merita per i paesaggi, merita per la tranquillità, però è una tranquillità nella quale
tempo stesso hai tutto. È veramente un territorio Mi stupendo. sembra di sentire un rumore, andrei sulla 1 immediatamente perché potrebbe essere Santini. Eccolo qua, arriva, l'ho beccato, l'ho appena sentito. È lui, Alessio Santini, in coppia con Susanna Mazzetti, con questo mostro terra-aria. Lo sappiamo tutti, WRC Plus C3, bellissima di Casagino. Stupenda questa vettura, si impenna come una moto da cross, Massi, ma meglio di così. E adesso ce lo vuoi tirare un bel freno a mano, tanto non perdi niente. Di traverso, alla grande, bravo Alessio, Rally Dreamer, tanta roba! Che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo meraviglioso! Te ne dici, dimmi la tua! Darei sarei molto volentieri su una macchina del genere, deve essere un bel Luna Park Sai che io proprio. avrei paura a guidarla questa autovettura, non sarei mica capace, sai. Forse sarebbe più veloce di me questa autovettura, non riuscirei a capirla e farei solo che dei grandanni. Ci vuole anche il giusto modo per poter portare queste mostre terraria. Nel frattempo ci sono tanti amici collegati con noi che stanno cominciando a scrivere. Uno di tutti è il buono Luca che dice: Massi, ormai sei parte integrante della storia dei veri appassionati di rally. Sto parlando di Grillo e penso che tu sappia chi è, no? Sì, Nel conosco molto frattempo il bene. drone fa la spia dall'alto e fa vedere il passaggio di Volpi, l'elvano volante, che in questa gara in particolar modo sembra non essersi trovato mai a suo agio con le gomme Michelin, non sbaglio. Sì, diciamo che fra quelli che hanno più esperienza è stato quello che sembra che stia remando un pochino di più. Sì, stamani mattina in più occasioni, ieri sera ci ho parlato, mi ha detto: io ho fatto lo shutdown, ma non la sento ancora a posto, bisogna che capisca bene. C'è da dire che le strade del Maremma a livello di scivolosità sono più o meno come quelle dell'Elba, le assomigliano tantissimo. La differenza è che qua si va più forte, secondo me. Sì, qui c'è più velocità e sì, una caratteristica di queste strade che mi ha sempre testimoniato chiunque ci venga a correre da fuori è appunto che sono molto molto scivolose e il veloce più lo scivoloso è un Non è andato coniugio. male questo giro perché su Capanne ne ha prese 7-7 da Santini, che però bisogna capire quanto si è divertito, quanto ha spinto, perché deve comunque pagare 2 minuti alla classifica, quindi non stava a lui dover esagerare. Comunque ne ha presi 7-7, è arrivato il tempo immediato del nostro cronio che andiamo a ringraziare, come ringraziamo anche Trofeo Maremma 2.0 che ha voluto questa diretta lunga, lunghissima da questa mattina. Questo è il terzo passaggio, l'ultimo. Tra poco sapremo chi è che ha vinto il rally numero 48 dell'edizione del Trofeo Maremma e quindi sarà il momento di darsi da fare. E allora noi stiamo aspettando il passaggio di Roberto Tucci, che mi sembra essere un po' in ritardo, però non Sì, vorrei che un sia pochino troppo. un po' troppo ritardo. Io non mi sono accorto se partiva a 2 minuti o a 1 minuto, ma mi sembra essere leggermente in ritardo Roberto Tucci. Speriamo che non ci siano stati problemi per lui. Adesso lo vedremo fra un attimo. Per il momento l'occhio vigile del nostro drone dall'alto mi sembra non scrutarlo da lontano, quindi il che ci fa pensare malissimo. Infatti non è lui quello che sta arrivando, se non sbaglio, ma No. dovrebbe essere Forieri. Vediamo se chiede, non lo so. No, questo è Tucci. Vediamo da vicino se riesco a beccarlo. Numero per noi. Arriva forte, a me mi sembra essere Forieri, se non sbaglio. Chi è? Roberto Tucci? No, è lui. Numero 5 per noi, Roberto Tucci con Mica Lizzi. Fra l'altro ritorna la coppia delle coppie, perché finalmente ritornano a correre L'equipaggio. insieme, no? Te l'aspettavi che anche loro ripartissero insieme in una prova del Maremma? Io sinceramente no, mi sembrava che ormai il Michelisi si fosse in qualche modo tirato indietro e si disse: no, io ora basta, smetto. E invece no, quando ce l'hai nel sangue alla fine esce Sì. sempre fuori, no? Ne so qualcosa. All'appello manca Roveta, che è stato costretto a non prendere il via della prova di Gavorrano. Non sappiamo esattamente qual è il motivo. Nel frattempo arriva il tempo anche di Tucci, ne prende 9-6 da Santini e anche da quasi 2 secondi dal buon Volpi. Questo invece siamo sicuri è proprio Maule, Emanuele Forieri, per tutti Rosti, è inutile chiamarle Manuel, non lo conosce nessuno per nome. Marco Lupi alla destra del buon Rosti, non è una Citroen come scritto sui vecchi scritti, ma è una Skoda Evo che hanno dovuto cambiare all'ultimo momento per indisponibilità, che comunque va comunque dei gran tempi perché finora è sempre stato nei 10 assoluti. Che ti aspettavi?
Ma aspettavo più spettacolo, come solito Manuel, cioè non è Ma che ha io fatto credo un che brutto stanno salendo un po' le passaggio. franchigie anche per lui, devo essere sincero. Non vorrei che ci fosse questo problema di No, ma franchigie. proprio un discorso di spettacolarità, cioè lui è parecchio votato allo show, no? Gli piace, Nel frattempo arriva il ecco Gaspero, proprio Gaspero. lui, Federico Gasperetti con Federico Ferrari, una Citroen C3 che ha appena conosciuto. Lui fino adesso aveva corso con la Skoda Evo o con la Skoda, quella non Evo naturalmente, però guarda come esce fuori da questa curva, ragazzi, centrostrada perfetto, non modifica mai una traiettoria. Qua pulitissimo, io non saprei dire meglio sinceramente, perché come al solito il Gaspero è precisissimo. C'è scritto O davanti al suo nome, che vuol dire over. Mi sa che anche io e te siamo O, Oh, o sbaglio? sì, Siamo due O, o sbaglio? siamo due O. Quant'è che conosci il Gaspero, Massi? Allora, che lo conosco bene dal 96. Dal 96, quando cominciò l'epopea appunto con la 205 1600, che facevo a quei tempi Monster, e poi abitava a pochi chilometri da casa mia. A quel Sì, tempo perché abitavo. ricordiamo, lui fra l'altro è proprio sul Telabetone, no? Se non sbaglio. Lui è vicino all'Abetone, io abitavo sulla montagna pistoiese, perciò eravamo anche abbastanza vicini di casa. Allora, intanto arriva il Matador, stiamo parlando di lui, contadino volante Gianluca Tosi in coppia questa volta con il bravo, anzi bravissimo Stefano Costi. Sono loro che al momento stanno tenendo la testa dopo il problema di Santini con la VRC, stanno tenendo la testa della classifica virtuale di questa 48esima edizione. Secondo me qua ha amministrato un po', non credo che abbia attaccato tantissimo, vedremo poi il suo tempo. Intanto arriva il tempone di Gasperetti che si mette davanti a tutte le Rally 2 al momento con 6 secondi e 2 decimi di distacco da un grande Alessio Santini, che però aveva a disposizione una cavalleria leggermente migliore, quella della sua VRC Plus, la Citroen C3. Aspettiamo, vediamo un attimo il tempo di Tosi. Secondo te che tempo tira fuori? Facciamo un po' di toto io Ho e te. Te lo visto dico io, 5-5 davanti, a questo punto è uscito, non possiamo più scommettere. Gianluca Tosi al momento è secondo in prova a 5-5 da Santini, mentre sta passando davanti a noi proprio lui, Giacomo Vargiu. Parla tu per me. Vargiu è un ragazzo di qui, un ragazzo molto modesto, umile, veramente un gran bravo ragazzo. Guarda come va di traverso, l'ha tenuta lì! Che spettacolo, ragazzi! Sembra che la guidi da quando è piccolino questa macchina. È bravo, non c'è Bravo, niente da bravo. fare, è bravo. Lui ha un passato abbastanza remoto, a questo punto si parla di 20 anni fa, in pista, ha corso con le Formula in pista, perciò è uno che alla velocità è abituato, però mi diceva ieri che quando è montato sulla Rally 5 l'ha un attimino spaventato, ha detto sullo spunto è una cosa che l'ha veramente spaventato Stai e... diventando il re del web, stanno scrivendo tutti di te. C'è anche Stefano Meucci che dice: Musella, ti ricordi di una 205 rossa equipaggio Meucci Cioni? E poi Mi c'è scritto ricordo, anno sì. 94-95. Poi c'è scritto: Bravo Tosi, ciao a tutti, ciao di Cesanetti. E poi ancora: Era meglio Vanessa, ma va bene anche Massi Beh, Musella. su questo sono d'accordo con voi, ragazzi. Con me sfondate una porta aperta, però. Bisogna anche accontentarsi nella vita. Intanto arriva un altro che corre tantissimo, lo conosciamo, è proprio lui, è Marco Cavalieri in coppia con Massimiliano Bazzani, e anche lui C3, una C3 che sembra aver preso tanto tanto piede nelle nostre strade italiane, perché se ne vede sempre di più, no? Sai, i risultati parlano da soli, poi la gente vuole la macchina che vince e di conseguenza i Vuole la macchina noleggiatori. che vince, allora da qui in avanti bisognerà che i nostri preparatori comincino a ordinare la Toyota, perché se non sbaglio la macchina che vince già da ieri è la Toyota, che per la prima volta grandeggiando e a qualche erroretto di Crugnola, che comunque non era tanto lontano, anzi lo stava morsicando ben bene con i canini della sua Toyota sul paraurti della Citroen Saxo C3. Il buon Gian gli stava addosso, lui ha fatto un errore, quell'altro è andato davanti e non ha più lasciato la testa, portando a casa la prima vittoria di questa bellissima Yari, che comunque ci sta impressionando e che comunque la vogliono vedere tutti. Dovresti vedere, sembra il miele intorno alle api, vanno tutte intorno a questa tua vettura.
Nel frattempo per noi sta transitando ancora un'altra bellissima autovettura, un'altra Skoda Fabia che la porta in gara Marco Ramacciotti con Filippo Caturelli. Caturelli dovrebbe essere. Dovrebbero essere lucchesi, se non sbaglio. Cosa ne pensi di questa Toyotona, secondo te? Intanto vanno i nostri replay. Allora, io sono un grande estimatore della Toyota come marca, perché secondo me sono le migliori macchine del mondo, già di produzione. Sponsorizzo la Toyota ulteriormente perché è rimasta l'unica marca ad avere un hatchback, come si chiama? Hatchback, cioè una vettura, quelle che erano una volta le Delta integrali, per intenderci. Non c'è rimasto altro. La Yaris GR è una realtà unica. E li sponsorizzo ancora di più perché hanno voluto mantenere fede alla filosofia del tre cilindri anche sull'R5, per avere una continuità proprio con la produzione. Intanto arriva anche Alessandro Bindi, un po' sporchino, l'ha dovuta aspettare per spalancare perché era troppo largo, l'ha dovuta aspettare un po' e è scivolato fuori, lì si perdono tanti decimi perché è andato a cercare lo sporco, eccolo qua, lo vedi, è proprio fuori corda, qui si è allargato tanto e quando ha dovuto chiudere lo sterzo l'autovettura naturalmente gira e va via di potenza sullo sporco. Sto parlando di Alessandro Bindi insieme a Fabrizio Bindi, Vecoli. Un altro spettacolo, uno di quelli che veramente corre per il gusto di divertirsi e di metterla di traverso. Cioè... E se si parla di gusto di divertirsi, io penso non ci sia persona più tranquilla di Mauro Zurri, che insieme al nostro grande amico Simone Capricci sta per arrivare in questo momento, che lui tranquillo, tranquillo, si fa tutte le sue garette, ogni volta va sempre un po' più forte, non è mai arrabbiato, sempre sorridente, sempre. Non va, l'aggiustiamo. Va bene? Mi diverto. Non va bene? Cerco di aggiustarla. Lui non gliene frega assolutamente niente, è sempre contento. Quando non corre a vedere, perché è un'appassionato a 360 gradi, segue gli amici quando non corre. Sì, anche lui poi tra l'altro è di vecchio stile, perché lui ha fatto una grossa evoluzione, dalla 600 è passata alla Super 1006, dalla Super 1006 è passato alla Skoda e così via, è sempre in crescita e questo fa molto piacere, ma poi soprattutto è un gran gruppo, vanno d'accordo, si divertano e questa è la cosa fondamentale. Per chi si fosse invece messo in contatto con noi solamente adesso, vi volevo ricordare che questa è la 48esima edizione del Trofeo Maremma, un trofeo Maremma di moderne che al via ne ha viste ben 86, sono rimaste un po' meno, adesso alla fine faremo il conto preciso, ma nel frattempo della classifica, dopo questa prova che è stata vinta da un Alessio Santini rientrante pur con 2 minuti di ritardo per la doppia foratura, è stata vinta da lui, ma dopo la prova davanti c'è Gianluca Tosi con Federico Gasperetti a 9.5 e il buon Giacomo Bargiu a 14.8, mentre la gira molto bene in centro strada il buon Marco Leoncini, chiedo scusa, che allo stop del giro precedente ci ha detto: mi sto divertendo un casino, e questa è la cosa più bella che può dire un pilota. Vero. Perché per noi questo è sport, non è lavoro, e quindi sentirsi dire mi sto divertendo un casino è la cosa più bella del mondo. E noi andiamo ancora avanti, nel frattempo è il momento di fare un po' di social, vediamo un po' chi ci sta scrivendo. Giuliana Burelli, forza Elbani, dateci dentro, il 26 ci gioca in casa perché c'è il rally dell'Elba naturalmente. Arriva anche un po' di messaggi che vi sto leggendo, tipo Casentini che dice ciao a tutti, salutoni, e poi arriva invece uno degli stranieri ospiti del Trofeo Maremma. Questi signori sono tedeschi e sono venuti a divertirci, è uno ormai conosciuto anche perché poi andrà dopo il Maremma, andrà a fare il Mitropa all'Elba, perché anche la gara fa parte anche del Mitropa Cup naturalmente. Stiamo parlando da Hermann Gassner con Natasha. 7 volte vincitore della Mitropa Cup. Sì, 7 volte, però secondo me non ha un passo da vincitore, devo essere sincero. Diciamo che la Mitropa Cup è uno di quei campionati che premia più l'assiduità che la performance pura. Mi piace questo modo di giustificare la cosa, perché comunque è la verità e mi fa piacere che tu l'abbia detto, però non ha, è come quando vinse la tartaruga, che la lepre gli disse avrei vinto ma la faccia vincitore non ce l'hai. E quindi la stessa cosa è questa qua, non mi sembra che tenga un passo. Tra l'altro un grande appassionato dei nostri rally e delle nostre zone, ha comprato casa qui lui. Questo fa parte di quello che è qui il ritorno dei rally, secondo me, no? Vieni, vedi una zona, te ne innamori e ci rimane dentro, molto largo,
molto largo anche lui, e questo invece questo è Klaus Osterhaus con che è il suo amico. Fra l'altro non so in che gara, sono cinque tedeschi che fanno un campionato privato fra di loro, se lo sono inventati loro, e sono anni che lo portano avanti. Sono cose belle, no? Alla fine, perché comunque sia, stai con gli amici, ti diverti, fai del casino, cosa che da noi non funziona assolutamente mai. E comunque arriva Sara Maroncelli che ci dice: bravi ragazzi, ce ne vorrebbero di più di dirette così, e io ti ringrazio, sei gentilissima. Ciao Massi, ti saluta il Mirko Mochi. Io Mirko Mochi lo conosco molto bene, te lo conosci? Questo era un altro di quei mezzi matti che poteva tirare qualche bella leva, secondo me. Comunque, io mi ricordo ancora la notte del babbo, che quando andò a provare Scarlino che saltò, ma tanto saltò, ma tanto, tanto, tanto saltò. Il babbo era più agitato del figlio. Arriva una macchina di quelle che suona, dovrebbe essere una Renault Clio dal culo largo, eccola qua, Paolo Seresi, Paolini, Francesco Paolini, insieme al bravo, molto bravo direi, il buon Gianluca Fratiglioni, eccolo qua. Secondo me la due ruote motrice non gliela leva nessuno, no, le fa girare da far paura queste auto. La fa girare benissimo, la ama questa macchina, lui è uno dei pochi a cui ho sentito dire che preferisce il Super 1006 alla R5, perciò ringrazio Stefano Gaddini, Probike, la storia dei rally per ogni appassionato, grazie. Ha detto la verità, non è che ha detto di no, chi non conosce Probike vuol dire che non conosce la storia dei rally. Intanto il drone inquadra Massa Marittima, eccola là, la stiamo vedendo, noi siamo qua sulla sinistra dove c'è quel casale, e questa è la bellissima Maremma, ragazzi, venite perché merita veramente la pena, e non perché io sia maremmano, ma perché ne vale veramente la pena, ve lo garantisco. Nel frattempo arriva un altro con la Super 1006, sto parlando di Alessandro Brigaglia in coppia con Alessandro Frau, e l'ho visto guidare non troppo benissimo, se posso dire la verità, almeno qui sulla fine di Capanna, anche adesso guarda, potrebbe farla scorrere molto di più, invece no, la tiene lì, e a forza di perdere qualche decimo in qua e là sta veramente accumulando tanto ritardo da un Paolini che è molto più concreto. Sì, poi sai, Paolini è uno scomodo termine di paragoni per chiunque Super 1006, soprattutto su queste strade che conosce come le sue tasche, ma poi comunque Paolini, non lo scopriamo oggi, è uno che va forte ovunque, è andato forte con... Fra l'altro fa il nono tempo assoluto in prova, 18.8 da Santini, quindi comunque non è andato piano secondo il mio punto di vista, e dopo questa prova è decimo assoluto al momento, decimo assoluto a 2 minuti e 29 dal Tosi che per il momento guida. Arriva invece la prima delle R3, e ti devo dire la verità, non mi aspettavo tenessero questo ritmo, ma la famiglia Tozzini sta veramente dimostrando di avere ancora un gran piede. Non so chi guiderà. Guida almeno di solito guida il babbo. Stavo guidando l'altro, poi gli è scappato un po', ma insomma va via alla grande. Mi sa che adesso forse sta guidando il figlio. Sì, sì, anche se è un po' più basso, quindi sembrerebbe lui. Sembra essere lui che è aggressivo come il vecchio Tozzini ai tempi d'oro, te lo ricordi? Ma che bello deve essere condividere una passione così e avere la possibilità di... Sì, ci ho pensato, però io avrei un po' paura sinceramente a portare in macchina una delle mie figlie, ma non tanto perché non sarebbero in grado, anzi per l'amor del cielo io non l'ho mai provato, anche perché a loro non gliene frega niente, quindi sinceramente non è un problema, ma averle accanto non lo so se mi darebbe fastidio o no, non lo so davvero sinceramente. Io ho un argomento che ho affrontato con Fiocco, fra l'altro anche loro voilà, sono sì, famiglia buona, padre... Infatti, guarda, mi sono permesso di dire che sembra di essere a Gomorra, no? Le due famiglie di R3. Massimo Pellegrini dice: ma Pregliasco in classifica comunque. Sì, manca lui e siamo tutti, ragazzi, ci mancherebbe. Sì, l'epoca era quella, l'epoca è quella, Massimo. Anche stamani mattina io questa macchina l'ho vista più volte, senza il paraurti anteriore che con l'anteriore, sì. La macchina di Bubu. Ogni volta che la vedo gli manca sempre il pezzo davanti, non so se hanno questo stile, vuole allevare subito per dare più aria al motore, non lo so com'è il discorso, sento... no, qualche problemino anche stamani troppo, però il Bubu la sempre. Comunque Bubu, anche loro una famiglia che ha una passione infinita e... Arriva anche Giusi che ci dice: bravissimi, Maremma il nostro rally, e questo va benissimo. Guarda, chi è questo? Parlami te di lui. Ecco il mio Moricci preferito.
Modici, c'è, che cosa c'è da dire? 350 gare sulle spalle, ha corso... Guarda, lo sa che lo stai guardando, esagera ragazzo, ruote fumanti, bloccate prima del tornantone, ora addirittura la lancia, guardalo, grande Paolone, grande, mi fa impazzire ragazzi. Ha corso con tutto, ha vinto con tutto, sì, cioè, ha vinto tanto. Ora, io lo sai, me lo ricordo sulla stiro addirittura. Sulla stiro? Cioè, ragazzi, io me lo ricordo sulla stiro quando erano veramente dei ferri da stiro. Era una cosa veramente brutta da guardare quella macchina, era una cosa bruttissima. Sì. Però andava forte anche lì, quindi è sempre andato forte. Vedremo poi i tempi e vedremo anche la classifica. Perché fra l'altro una classifica molto... Lui va forte, ragazzi. Lui va veramente forte. Molto corta e molto tirata. Un po' largo, però l'ha dovuta aspettare tanto. L'hai visto? Si stava smusando, l'ha dovuta aspettare prima di aprire. E qui sta Davide Micelli Junior in coppia con Martina Bertelegni. Per loro 208, 724. Se la giocano alla grande, anche se ha dimostrato finora di andare veramente forte, ragazzi. Molto corta e qui si spaga veramente la curva sbagliata quando si gioca i secondi così, però ho visto Morici all'assistenza veramente felice, che si divertiva come un bambino. Ah, ti posso dire che rispetto al giro di prima l'ha migliorata Morici di 4 secondi e rispetto al primo giro l'ha migliorata di 5 secondi, quindi sicuramente piano non è andato Morici in questa volta, perché ha fatto un 4.37.2 contro un prima aveva fatto 4.41 netto, quindi sicuramente si è migliorato e infatti è dietro, sì, ma di solo un secondo e 7, davanti c'è ancora Micelli ma gli ha preso solo un secondo e 7, poi c'è lui, Lorenzo Sardelli, che ha dimostrato di poter andare molto forte ma di poter fare anche tanto danno, quindi si deve dare una regolata, quindi deve capire un attimo dove e come comportarsi, questo è fondamentale. Indubbiamente il manico c'è, non possiamo dire assolutamente di no, anche perché viene da una famiglia dove il papà andava veramente forte, ha vinto tutto quello e là. Stamattina ha fatto una gran frisa a quel muro e oggi ci ha ripetuto un'altra volta, la vuol girare così, non c'è niente da fare. Il papà andava forte, te lo conoscevi molto bene. Nicola, fra l'altro, una persona di un'intelligenza veramente rara, un personaggio che non è nato talentuoso, ma grazie all'intelligenza applicata è riuscito veramente ad andare forte. Allora, intanto arriva anche Fanucchi, fra l'altro il buon Fanucchi, Claudio sto parlando, insieme a Simone Giorgi, mi sembra che non sia tante le volte che ha usato questa tua vettura per correre, no? No, almeno che ricordi io no. Perché lui fino a quando non ricorda su una Renault Clio, no? Sì, su una Clio mi sembra un R3. Un R3, e andava molto forte, se la spezzava sempre con Simonetti, erano sempre lì, erano molto vicini. Però dopo la prova il signor Morici sta amministrando 6 secondi 8 su Sardelli e 10 secondi 5 su Davide Micelli. C'è rimasta una prova sola, Marsigliana. Secondo me 10 secondi non si perdono su Marsigliana, 6 si possono anche perdere. Sai, se... come si diceva prima in assistenza appunto con Paolo, 6 secondi è una curva sbagliata. Su Marsigliana 6 secondi ce ne vogliono 3 da sbagliare, perché ci sono dei rettilinei e non finiscono più. Però indubbiamente 3 curve fatte male ti portano via 2 secondi a curva e sei bene che è arrivato. Su Capannen ti puoi permettere anche di sbagliarne una sola forse, perché comunque il rilancio sulle grandi salite, le grandi discese mi sa che si va poco lontano, sono falsi piani, non c'è niente da fare. E arriva il tempo anche del buon Fanucchi e prende 2 secondi e 4 da Davide Micelli su questa prova. Dopo la prova è il primo dell'inseguito del nostro Morici, nostro perché sia tu il mio, ce lo prendiamo un po' per uno. Claudio Fanucci è secondo a 4.3, mentre Sardelli è a 6.8. I primi tre in meno di 7 secondi. Bella classe? Bella. Ma infatti vedi il discorso che si faceva prima, che Morici ha scelto di correre in questa categoria, mentre magari poteva correre anche con altre vetture. Lui si diverte a... Siccome io rispondo sia ai commenti belli che ai commenti cattivi, c'è una donna che è in teoria, bisognerebbe portarla in qualche terapia,
che ci dice che coppia che siete, che ormai due ormai vecchietti, ma sempre in auto. Due vecchietti, anzi dai, guarda lei, che fra un po' è da ricovero. Allora che gli devo fare? Ormai ce l'ho, bisogna che me la tenga di seppello, no? Sì. Nel frattempo è passato davanti a noi il buon Massimo Linguanti in coppia con Fabio Santi. Anche loro hanno chiuso per il momento la penultima prova di questa edizione numero 48. Noi stiamo aspettando di poter cambiare classe. Comunque vanno veramente forte queste Rally 4. Sì, vanno forte, lo dice anche Pisani, perché te sai che il Rally Dreamer è con Pisani e con Lion Team, sta cercando di portare a casa il successo in campionato italiano a due ruote motrici. Ne abbiamo vinte 2 su 2, al momento sembra che la cosa ci dia ragione, poi vedremo, ma comunque stiamo parlando di Gian Andrea Pisani, non è che parliamo dell'ultimo, no? Ho conosciuto Andrea Pisani ormai 30 anni fa, lo sai? Andava a girare coi kart insieme a mio figlio. Sì, però se te mi parli di 30 anni fa, quando io e te ci siamo conosciuti 40 anni fa, sì, mi metto in preoccupazione, capito? Perché faccio due conti e dico, qui siamo messi male. Io devo sapere, questo deve essere, racconti. Questo deve essere un altro figlio d'arte. Direi proprio di sì, dovrebbe essere Tommy, se non sbaglio, no? Che poi è Tommy Baldi, ma il Baldi è quello Baldi che correva, sono sempre loro, di... quindi è il figlio di Baldi con il figlio no, di Tommy. No, è il figlio di Tommy con il Baldi, vero? Sì. Ah, perfetto. E va comunque, ragazzino, non è male. Io sto parlando di Riccardo Tommy, Tommy con Lorenzo Baldi. Fra l'altro hanno restaurato la 33. Che spettacolo. Hanno fatto un missile terra-terra. Ora le vorrei rivedere. Ma la rivedrai presto, che perché bellezza. La macchina è pronta e è veramente bella. Colori Dolphy, spero che siano ancora quei colori. Sì, assolutamente. A dirlo oggi a chi ci sta ascoltando, colori Dolphy non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando. Le famose dolfine, gialle e nere. Erano bellissime. Intanto arriva invece Nesti, Lorenzo Nesti in coppia con Federico Grilli. Questo è un altro che accelera. Sì, Nesti accelera veramente. Poi vi sto anche leggendo anche a voi Livio Marcello che ci sta guardando, Mariano Pierrea che dice ciao grandi, un saluto da Ventimiglia dal team Piegavalvole. Noi lo salutiamo naturalmente. Altri ragazzi, belle queste inquadrature del drone da dietro, va via velocissimo con la sua 200, non ha sbagliato nulla, è entrato forte, ha ritardato la frenata, non ha bloccato niente, l'ha girata, gassa, proteggia dritta e si va via. Questo è da manuale. Sì. Vedremo poi se i tempi danno ragione lui o meno. Intanto Tommy ha fatto un 4:41.6 e questo è il tempo che si deve battere. Nel frattempo continuano a scriverci, allora io vado a leggere. Ciao a tutti dal gruppo di Boerazzo Rally Team Motorsport, che noi salutiamo sempre a seguirci e ci fa solo che piacere. Un saluto a tutti, ci dice Livio Marcello Castelli, e noi lo salutiamo. E poi Massimo Pellegrini ci dice ma Pregliasco in classifica dov'è? Se lo ripete l'altra volta, e noi glielo diciamo. E poi oltre a voi oggi anche il contadino volante, è tanta roba e questo ci fa solo un piacere. Grande Tozzini, intanto ci dicono nel frattempo chi sta arrivando, vediamolo un attimo. Dovrebbe essere il buon Riccardo Rostici in coppia con Andrea Calandroni, se non sbaglio, anche loro Peugeot 208 non turbo, quindi aspiratissima. Intanto Tommy è andato forte perché Lorenzo Nenzi li prende, gli deve a lui 3 secondi e 2, infatti è secondo a 3 secondi e 2 da Tommy. Dopo la prova, al momento Tommy è davanti a 3:08, quindi vuol dire che quando sono entrati in prova avevano 6 decimi. Porca che se le sono date di santa ragione. Ecco, questa è una delle classi che secondo me su Marsigliana chi l'ha più duro. Ma anche mi sembra che ce ne sia più di una di classe che su Marsigliana si divertiranno. Penso di sì, e noi le seguiremo naturalmente perché non possiamo fare altrimenti. Intanto è passato anche Rostici, tranquillo rispetto a stamani mattina dove si era messo di traverso per farci vedere bene tutti i suoi sponsor. Oggi ha preferito girare la tonda e noi gli abbiamo dato la possibilità di farlo. Nel frattempo dovrebbe arrivare in questo momento l'Audicina, Francesco l'Audicina con... Sai che l'Audicina è stato uno dei miei primi cameraman? È stato uno dei tuoi primi cameraman, però il migliore è sempre Sgomma. Sgomma è Sgomma. Io penso Sgomma l'hai conosciuto quando ancora aveva 14 anni. Naturalmente stiamo parlando di Michele Marchetti. Marcheschi.
Come? Marcheschi. Marcheschi, ti chiedo scusa, per me è sgomma, c'è poco da fare, sì, lo conosco così. Nel frattempo ecco il nostro drone che rincorre la 208, che arriva precisa, chiude dentro e se ne va alla grande il più velocemente possibile verso l'ultima prova, che vi ricordo essere Marsigliama. Buon pomeriggio a tutti, buona gara a tutti, dice Paola Corio, che noi salutiamo, e poi c'è Paolo Zianetti che dice belle le scoppiettanti Peugeot. Insomma, quelle sono scurreggione, ragazzi, perché quando alzano il piede fanno quel rumore che sembra una cosa pazzesca. Poi arriva Roris Zinali che ci dice grande Paolini, Francesco sei sempre il numero uno, e noi accoggiamo. Oggi eccolo qua, è lui l'uomo da battere, sta andando fortissimo, uno specchietto, dobbiamo risistemarlo. Questa è la classe Rally 5 che è appena andata in scena e noi ci andiamo subito. Io volevo ringraziare Rita B, che poi non so se si può dire chi è. Lo devi dire. No, magari lei non, ah, può... non lo sa chi è lei. No, no, lei lo sa chi è, ma io lo so non... che lei non sa chi io lo so, però noi lo sappiamo. No, noi così lo sappiamo, grazie Rita dei complimenti. Anche a me mi mancava un po' quest'ambiente. Mattia Giannini è appena transitato davanti a noi insieme a Roberta Papini, sono loro che hanno aperto le danze in classe Rally 5, dove, lo sai, io faccio il tifo per i miei, naturalmente. Oh. C'è Nicolò Ardizzone in coppia con Alissa Arzigliero, un nome più semplice, tipo Paolo Rossi, Gino Paoli, non si possono fare una cosa del genere, no, non c'è versi. Intanto arriva fortissimo, hai visto che botta che ha preso il cerchio, addirittura ha fumato ancora, sta fumando ancora, appena stacca fuma tantissimo. Sto parlando di Lorenzo Lancillotti in coppia con Angelo Emiliano Ferrigno, sono loro che arrivano veloci con la bellissima Renault Clio Line che tanto fa, ma qui addirittura scivola su quattro ruote, si attacca alla leva, non gliene frega niente, tanto le gomme sono finite, le finiamo per bene, arrivederci e grazie. Grande uomo, ragazzi. Tempo per il buon Giannini è 4:55. Guarda che replay, che spettacolo. Brava la mia regia. Complimenti, ragazzi. Finalmente riusciamo a fare anche i replay. Mentre a Capanne lui ha fatto 53, Giannini, prima, che era stato anche bloccato da un'auto che si era girato proprio, se non sbaglio, l'ultimo di Rally 2. Si era girato in diretta, era rimasto a metà e lui l'avevano un po' ostacolato, naturalmente, però non l'hanno fatto sicuramente apposta. E dopo loro arriva, eccola qua, la vedi, la livrea è quella, un ragazzino che ha fatto, vi garantisco, tre passaggi, sta a 400 km da qua, o circa 300, non lo so quanti, e fino ad adesso sta facendo una gara perfetta, come gli è stato chiesto, non devi strafare, andiamo solo per il campionato, vogliamo portare a casa più punti possibili. Guarda che linee che fa questo ragazzo, guarda qua, perfetto, perfetto in maniera esagerata, guarda, centro strada preciso, aspetta, punto di corda, chiude, c'è due metri di qua, perfetto, veramente bravo, bravo Niccolò, ancora una volta sempre contento di aver fatto la scelta di farti correre sempre di più, questo è quello che ci piace a noi. Eccoli qua, le vedete in primo piano, sono loro. Che ne pensi di questa cosa, Massi? Sincero, eh? Allora, credo che questa nuova generazione cresciuta coi simulatori possa avere una marcia in più, perché il simulatore alla fine ti abitua il cervello a dei tempi di reazione veramente bassi, e poi dopo lì sta la maturità di chi passa dal simulatore al sedile di guida vera, applicare questo rendendosi conto che non hai più un giocattolo sul sedere mai. Ha vinto la prova, ma non è possibile, no, no, l'ha persa per 5, qui c'è un minuto in più, dai, è sbagliato il tempo sicuramente, l'ha persa per 4-2 secondo me l'ha persa. Beh, comunque, cioè, l'ha persa dietro a un Mattia Giannini, non l'ha persa. Non credo che gli abbia dato 55 secondi. Se gli ha dato 55 secondi, Mirko, andiamo tutti a casa, abbiamo risolto il problema. Ti do il Nobel come talent scout, hai trovato il nuovo lab, sì, e ti sei sistemato. Sono pienamente d'accordo con te, intanto è passato Lorenzo Ticciati con sul sedile di destra Federico Pugliesi, anche lui ha fatto una gara perfetta senza nessuna sbavatura fino adesso, quindi vedremo più avanti. Infatti, come vedi, è secondo a 1:06, hanno corretto subito il tempo, sì, ci hanno sentito, e dopo la prova il primo è ancora Mattia Giannini, che in questo momento credo che abbia la vittoria in tasca per quanto riguarda la Rally 5, perché con 15 secondi e 1 da organizzare
poter amministrare sulla prova di Marsigliana, credo che non ci sia nessun tipo di problema per lui, insomma, basta solamente portarla in fondo. Sì. Con il gelato in mano si può arrivare tranquillamente giù. Arrivano i tre tedeschi, no? Che poi alla fine sono rimasti due, mi sembra, perché ce ne sono solo due in questo momento. C'è il buon Daniel Winter in coppia con Sandra Wintner e lo stiamo vedendo in questo momento transitare davanti a noi. Questa è gente che dovrebbe fare la Mitropa Cup a regola, giusto? Sì, sì, loro vanno a fare la Mitropa Cup tutti insieme, vanno a fare questa cosa. Nel frattempo io vado a vedere perché Marsigliana sta suonando la carica, dovrebbero già essere entrati e addirittura usciti, abbiamo la classifica finale assoluta. E allora, vincitore di questa edizione numero 48 del Rally Trofeo Maremma, Gianluca Tosi insieme a Stefano Costi, che con un tempo totale di 39:56,1 vince la gara della Toscana in Coppa Rally di zona, in Coppa in zona 7 naturalmente. È lui per il momento che porta a casa un successo a punti pieni, punteggio pieno per lui, e subito dietro a lui a 12:04 Federico Gasperetti con Federico Ferrari, e poi signori udite terzo sul podio Giacomo Vargiu con Marco Nesti, alla prima su Skoda Fabia Evo. Che ne pensi di questo podio, Massi? Diciamo che, come dicevi prima te, se un broker non l'avrebbe mai azzeccata, ecco. Cioè, Vargiu fra l'altro secondo sull'ultima prova a 4 secondi da Santini, avrebbe battuto anche il buon Tosi per 2 decimi, sì. A parte l'ha vinto anche la prova di Marsigliana del passaggio precedente, l'ha vinta lui, però cavoli, cioè, che si pretende di più, dimmi te, perché sinceramente io non me l'aspettavo una cosa guarda, del genere. Guarda, fra l'altro ieri gli ho detto che lo vado a intervistare Vargiu, perché proprio per fare questa comparativa fra le Formula e le R5, voglio capire da uno che ha guidato sia le Formula che le R5, che, o Rally 2 come le vogliamo chiamare, la differenza fra queste macchine. E mi sembra anche molto preparato a livello tecnico il ragazzo. Hai veramente detto una cosa importante, voglio andarlo a intervistare, perché è giusto anche che si sappia quello che stai facendo adesso, perché un po' di pubblicità è giusto fartela, no? Io sì. Vorrei che fossi tu stesso a dire esattamente che cosa stai combinando. Ma esattamente sto aggiustando il tiro, esattamente sto pubblicando il mio archivio, che è almeno al tempo che ho smesso era l'archivio di rally più grande del mondo, e lo sto mettendo tutto online, praticamente tutti i giorni pubblico filmati degli anni 90 e poi arriveremo piano piano fino al 2012. Chi è questo? Lo dico subito, dovrebbe essere, se non mi ricordo male, anzi sono certo, dovrebbe essere proprio il buon 46. Fanno un po' di confusione adesso, addirittura lo mettono allo start al buon Paolini. Ma stai guardando la prova sbagliata e quindi la confusione mi sa che la faccio io. Vado a vederlo, dovrebbe essere proprio qua, eccolo qua, numero 46, Leonardo della Nina, coppia a Dario Giacomelli, che è il nipote della Nina, che andava fortissimo negli anni 90 e nei primi anni 2000. Lui me lo ricordo, e fra l'altro lo zio, credo sia lo zio della Nina vecchio, diciamo vecchio, come, che è più giovane di noi, e lo segue passo passo, ha ritrovato la voglia dei rally anche lui. Arriva anche Maurizio Carmignano in coppia con Nicolas Fontana. Stavamo parlando di un qualcosa che stai prendendo la mira. Abbiamo parlato anche dell'archivio storico di Vavavuma, naturalmente di Probike sto parlando, ti chiedo scusa. Però la cosa bella è che ti stai buttando anche a fare un qualcosa sui canali YouTube. Sì, diciamo che sto tentando di fare lo youtuber a 63 anni, è una bella cosa, una nuova sfida. E le porti bene, ne davo 62 e mezzo. Insomma, 6 mesi è sempre tanta roba. Tanta roba, ragazzi, 6 mesi sono tanta roba. C'ho il mio canale ProBike Video Produzioni su YouTube, facciamo interviste, approfondimenti, facciamo delle monografie sulle vetture,
approfondimenti in generale sul mondo dei motori da un punto di vista sportivo e dei personaggi, perché... E allora andate tutti a cercare ProBike, il canale di ProBike su YouTube, vi garantisco che ce n'è di belle da vedere. E poi come si può pensare che questa autovettura tra poco possa andare nelle storiche? Perché sinceramente secondo me è impossibile. Non rinascerà una macchina, credo di no. Credo di no, io te lo sai, l'ho guidata tanto questa autovettura, ci ho corso un bel po' con questa, ci sono andato a spasso, lo sai benissimo. Vabbè. Assolutamente, io non mi sono mai pronunciato come pilota veloce, però i freni a mano li sapevo tirare. Sì, quella era l'unica cosa che sapevo tirare, no? Bravo. Io, fra l'altro, fra qualche giorno sul mio canale proprio uscirà la monografia della Pensavo un video su di me che tiro il freno a mano. Perché Si potrebbe fare, si potrebbe fare. No, uscirà una biografia sulla che feci negli anni 90 sulla Clio, perché io l'ho vista debuttare questa macchina, in Corsica con Ragnoteo Rail quando erano ancora 1800 5 marce. Quando ha debuttato esattamente in Italia questa vettura? Allora, credo che fosse Tacchinardi al... No, questa vettura ha debuttato con Stefano Bizzarri al Maremma del 1992, sì. Con il cambio 6 marce, era una vettura che era addirittura di colore bianco e verde, perché era dei colori di Felice Re, roba del genere, qualcosa di quel genere, perché l'aveva presa lui questa vettura, e ha debuttato in Italia con Stefano Bizzarri. Che quell'anno lì al Maremma volava Bizzarri. Volava e arrivò terzo, se non mi ricordo male. Arrivò terzo nelle annali, dovremmo andarlo a rivedere, ma credo che arrivò terzo. Sicuramente volava veramente forte. Gli anni in cui al Maremma il Maremma era il piccolo mondiale, Io sono ripartito anche con il 214 al Maremma. 214. E adesso invece diamo spazio a queste signorine che si chiamano Racing Start TB 1006 Classic, TAS, c'è la NAS, c'è la GIS, c'è la 2000, la 1004, la 1000. Comunque, con una macchina poco più che stradale ci si diverte. Non sono però d'accordo, io sto facendo una mia battaglia a queste autovetture, ma non perché non vada contro a questa idea, che secondo me è un'idea splendida della federazione, che condivido, cioè di abbassare i costi e di far correre tra l'altro loro corrono veramente, le fidanzate gli fanno assistenza, cose di questo genere, che va benissimo, sono molto molto d'accordo. Belle. La cosa che non mi piace è che si ritrovino tutte le volte a lottare uno per classe, cioè non è lotta, vuol dire andare in giro per portare a casa una coppa, il che secondo me sarebbe più bello se facessero dei gruppi, due in maniera molto semplice, fino a 1600 e da 1600 oltre, quindi le metti tutte di qua e tutte di là, tanto più o meno l'abbiamo visto in tempi sono quelli, cioè non è che fanno che la 1004 va a fare l'assoluto, impossibile, non ce la fa, e quindi così è. E qua arriva il Pasola, lo conosci te Roberto Ranieri in coppia con Camilla Carini, detto anche il Pasola? Il Pasola, chi è che non conosce il Pasola? Ha fatto anche lui la storia del Maremma, ragazzi, io l'ho visto correre un qualunque cosa lui al Maremma. Un altro grande appassionato, onnipresente. Mi ricordo addirittura quando correva con una Ford X, che non so che cosa era quella Ford Escort XR3. Penso di sì, sarà stata una cosa del genere, che era di quel ragazzo di Montieri che ha la farmacia, che ora non mi viene il nome, e che aveva questa macchina detta a lui, che poi si litigò con il con fidanza perché si davano noia in prova, sono storie ormai passate nel bisognerebbe ogni tanto riunirle tutte queste storie. Senti, ma perché ogni rally ha una sua storia. Che cosa vuol dire Alfonso Puolo, ciao mitico, siamo anche per l'ultimo, con chi sei, con il Poggio? Allora, il Poggio è il Poggiali, tanto per dietro. E poi Alfonso è il nostro stalker, ce l'abbiamo noi, no? Perché ogni volta che vede che siamo in diretta e c'è soprattutto una ragazza, comincia a mandarci 500-600 messaggi. Ecco, allora ci è rimasto male che ci sono io al posto della ragazza. Infatti, e non solo, ti dirò di più, che il nostro Alfonso è uno dei veri appassionati di rally.
perché c'è sempre, ma non è, c'è ovunque, sì, sì. Dove c'è Rally ci va, fa il commissario, lo troviamo alle fiere, si presenta, ci viene incontro, cioè è un grande. Però quando siamo in diretta è il nostro stalker, quindi a lui leggiamo un messaggio ogni 5 per questa, okay, nostra scelta, capito? Quindi fa così. Tanto così abbiamo visto una Clio RS, chi era? Se non sbaglio dovrebbe essere stata proprio quella di Cumoli, Simone Cumoli insieme alla moglie Valentina Ranieri. E tra l'altro Valentina ha fatto anche qualche assoluto ai tempi anche del Capuano o meno, quindi è una navigatrice risoluta. E poi il Cumoli volta a volta cresce sempre di più, fra l'altro sta facendo anche oggi degli ottimi tempi con la sua Renault Clio N3. Bene, mi piace questa cosa, no? Moglie e marito si trovano d'accordo, non c'è nessun problema. Io lo sai che però avrei una foto tua da qualche parte, la potrei anche ritirare fuori, di quando ti ho appeso in un ristorante in guardaroba. In guardaroba con la croce, te lo ricordi? Ce l'ho ancora io. Ce l'ho anch'io. E te potresti tirare fuori invece quella quando mi mettesti nel lapetto al tuo compleanno. Sì, non so se ti ricordi. Ce l'ho tutte e due, ma quella del guardaroba è. Che il guardaroba è mitica, che, ragazzi. Io che penso si apre la porta e c'era il musello appeso al guardaroba. Fantastico. E allora fu così, a quei tempi era in questo modo, no? Che fra l'altro, se ti ricordi, proprio durante quella cena io a un certo punto il rally era finito, io mi addormentai. Sì, se te lo ricordi, feci una dormita sulla pizza in maniera spaventosa. Nel frattempo arriva una delle altre classiche auto che ai tempi ce n'era un miliardo in Italia, ed era questa Clio Williams, che ce n'era veramente tantissime. Invece l'auto che è sparita completamente dai rally è la Renault 5 GT Turbo, che ai tempi facevano 35-40 auto per classe. Allora, la Renault 5 GT Turbo è sparita per ovvie ragioni, perché come tutte le vetture di quell'epoca lì comincia a essere una... Alessio Putto, quella dell'ape l'ho vista anch'io. Chi l'ha detto? Alessio Putto. E questi invece, e questi che gli diciamo, ragazzi? K10, stiamo parlando di Marco Bertonati in coppia con Simone Di Giulio, vanno come missili. E poi queste macchine cantano da far paura, ragazzi. Che spettacolo. Guarda, uno dei prossimi servizi che farò, vado a intervistare Danilo Amelio, che con questa macchina ha fatto degli assoluti, perciò cosa che ha fatto anche Michele Ruatti, oltretutto, cioè, però ecco, fare degli assoluti con questa macchina qui vuol dire andare veramente forte. C'è uno che sta arrivando adesso, poi lo vedremo anche lui. Madonna, è entrato nei 10 assoluti, ragazzi, più di una volta, e si chiama Pieruccini, anche lui c'ha una O grande così davanti. Anche lui ce n'ha di anni, anche ragazzi. Anche lui è cresciutello, sì però... eppure vedrai dopo come passa. Questa è bellissima, sì, questa è la macchina di Incerpi detto Giubba. Incerti detto Giubba. Incerpi, bellissimo. Detto Giubba. Sandro Incerti con Lorenzo Quarta, e loro vanno giù come rena con questa bellissima hit. Con diciamo, guarda, io se dovessi metterci, com'è bella. È bellissima, però diciamo la verità, se io dovessi in qualche modo dargli una sistemazione, per me sarebbe come una 106 con la minivan Revision. È stupenda. Sì, è veramente stupenda questa. La kit è veramente una delle macchine da rally più belle che abbiano mai fatto. In dubbio sì, anche se però la più bella di tutte rimane, resterà sempre la 306, secondo me. La 306. Tra le kit penso non ce ne sia. E ora arriva colui che ne abbiamo parlato fino adesso. Sto parlando di Paolone Pieruccini in coppia con Riccardo Giovannini. Un Paolone che non molla mai, guarda qua. O passaci te forte in quel modo se ti riesce. Io la so com'è quella strada. Da qui sembra facile. Provate ad andarci. E anche qua il culo gira e lui gas in fondo con l'autobloccante della sua autovettura, perché se la fa lui, che va come un treno, ragazzi. È spaventoso, ragazzi. Impressionante. Eccolo qua, guarda, traverso, guarda, non molla, giù dentro, largo, sa che c'è spazio, non gliene frega niente. Alla grande, e allora, per Paolone, Rally Driver, tanta roba! Che spettacolo, ragazzi. La voglio così. È arrivato anche il Poggiale, ragazzi, ha visto il fumo, è arrivato anche il Poggio. Vabbè, ma a quel punto
poteva fare due cose: o mollava i freni come ha fatto, o andava dritto. Lui molla e la gira, c'è poco da fare. L'esperienza, c'è poco da fare, ragazzi. Esperienza, allora, conoscenza della macchina, sì, assoluta. Sì, la mette dove vuole. Ti dicevo, delle Renault 5 c'è adesso, fra qualche giorno, non so se domenica prossima o giù di lì a Pontedera o da quelle parti lì, il raduno nazionale delle Renault 5. Vengono da tutta Europa e c'è un movimento intorno a questi raduni delle macchine sportive stradali veramente incredibile. Guarda il tempo, guarda un po' chi ha vinto oltre tutte le ore che ha fatto. La prova la vince lui, Paolo Pieruccini, 4:41.0, ha vinto anche la prova. È stato un quarto d'ora sul tornante a cercare di girarla, eppure ha vinto lui. Pensate come è andato prima di arrivare qui, ragazzi. Gli ha ficcato un secondo e due e 9:09 a Bertonati. Dopo la prova, in certi davanti, Pieruccini annusa, perché a 7:01, ragazzi, se ne daranno, non molla. Lui su Marsigliana dà il cuore pur di stargli davanti. Poi Paolo è uno che non molla mai. Non molla, ragazzi, non molla. Io mi ricordo ancora quando Paolo, che peraltro è un po' dei nostri, no? Un po' rissoso, come siamo sempre stati noi, ci piace, sa, un po' del casino, eccetera. È un grande Paolo, mi fa impazzire. Io me lo ricordo quando lo mandò in verifica ora te lo dico, il Baldanzi. Non so se te lo ricordi, per i freni, a un Varemma di qualche anno fa, che alla fine gli disse: sei un puntini puntini, è inutile che tu mi mandi in verifica per i freni, perché se ti sto davanti vuol dire che non ho frenato. Disse: che bellezza sì. Ragazzi, che cosa ganza. Queste sono le cose che ti ricorderai per tutta la vita. Ma glielo disse, no? Al di là del cancello gli urlava, gli faceva: te non mi dovevi mandare per i freni, tu ti ho mandato per i freni, perché se ti sono stato avanti è perché non ho frenato, gli disse. Che bellezza, ragazzi. C'ho quelle cose che ti rimangono, dai. Sì. Questa è la nuova arma dei fratelli Selmi. Sì, un'altra istituzione di questo ambiente, i fratelli Selmi. I ragazzi. Fratelli Selmi sono gli unici che hanno capito come guadagnare facendo i noleggiatori. Sono gli unici in Italia, secondo me, che l'hanno capita. Sono in pochi e loro veramente hanno messo su una bella storia. E sono stati, hanno fatto correre tantissimi giovani intanto. Ci sono passati tutti, da fratelli. Sì, più o meno tutti. Sì, anche perché con loro si correva tranquillamente con delle cifre modiche. Non ti dovevi aspettare macchine che volavano o che arrivavano, alcune arrivavano, alcune no. Però correvi una volta uno si venne a lamentare da me perché la macchina non andava bene, e disse: ma scusa, quanto hai speso? 800 euro. Nemmeno metti benzina per fare cosa del genere. Ma 800 euro io non ti do nemmeno la macchina stradale per giro, ma cosa vuoi? Intanto è iniziata la classe A5, io sto guardando invece cosa succede nella Rally 5. È entrato in prova sia Giannini che Ancilotti che Ardizzone sull'ultima, sul capo e su Marsigliana. Questo è Ilari? Dove va a finire. Dovrebbe essere il numero 75, Ilari. Ti dico chi è Ilari. È un altro di quelli. Antonio Ilari con Gianni Melani. Sono Gianni Melani, Pistoia Corse, presumo. Un altro di quelli che a volte ritornano. Sì, fra l'altro si parla di macchine di Selmi, eccetera, ma c'hanno anche due o tre mostriciattoli di quelli veri, perché quella di Oliani vola, ragazzi. Cioè, è una grande scena. Quella di Oliani sarà un'altra delle mie storie sul canale. Perché... Io so come lo chiamavi Oliani, non so se si può dire, perché sarà Bestemmino, no? Sì. Il grande Bestemmino. Ci tiene orgoglioso. Il grande Oliani detto Bestemmino dal nostro amico. C'è un camera cars, un Vavovuma che esce di strada. Un secondo di silenzio e poi una serie di madonne. Se non sbaglio, aveva l'Opel Corsa. No, aveva la 1. La 1 aveva, roba del genere. Sì, allora è ancora più vecchio di quando l'ho visto io. Però comunque era bellissimo. Una serie di madonne che, cioè, veramente, se qualcuno è sceso da lassù a farlo smettere. Basta, su, basta. È normale. Però va forte, ragazzi. Ma che ora quanti anni ha? Ha 62 anni. 63, e va forte, si mette in competizione con questi ragazzetti. Gli fa dei culi, le ribalta, ragazzi. C'è poco da fare. Cioè, va veramente forte. Poi, fra l'altro, qui al Maremma è la seconda volta che lo fa. Al Maremma, la prima l'ho fatto 20 anni fa, pensa te. Sì, sì. Perciò è come se fosse la prima volta. Però. No, comunque va veramente forte. Io intanto do un occhio alla Rally 5, quella che sarà poi la classe del nostro Ardizzone. Voglio vedere come va a finire.
e qui invece arriva un altro invece che la macchina sicuramente la fa andare forte, ma è una gran macchina questa, ragazzi, perché gira fortissimo. Sto parlando di questa, è veramente bella, sì, questa, è bella, bella. Questa di Stefano Pardini in coppia con Giancarlo Frati. Pardini e Frati, che fra l'altro senti di questa macchina bellissima, c'ha un'elettronica stranissima, mai sentita, senti? Scarico centrale, cioè guarda, guarda come è fatta questa, veramente bella. Sì, poi lui è fanatico, Pardini è proprio fanatico di questa cosa, però bella, veramente molto molto bella, complimenti. E noi andiamo avanti nella nostra lettura, è uscito il tempo di Giannini, 4:31,5, credo abbia fatto ancora una volta un gran tempo anche su Marsigliana, aveva fatto il passaggio precedente 27, ai, ha preso qualcosina all'uomo, e la volta prima ha fatto 30, ha fatto 31,5, era davanti di 6 secondi, non mi fa urlare perché potrei anche restarci male, sinceramente. Vediamo che cosa succede e che cosa potrebbe succedere, non si sa mai. Noi aspettiamo fino alla fine come al solito, adesso uscirà il tempo di Lorenzo Ancillotti e poi vedremo come avrà finito anche Nicolò. Io, per me va bene anche una seconda posizione, porta a casa tanti bei puntini che a noi servono per quella che è la nostra idea di voler andare a fare la finale in Terra Ligure. E allora vedo che sei intento a leggere dei commenti, vuoi dire qualcosa? Stavo... Sì, Sandro ha detto... Ancillotti ne ha presi 5 di decimi da Giannini. Sandro? Sandro detto il Giuba, Sandro Incerpi, quello del 106 nero opaco. Ti ha scritto? Sì, sì. E che ti dice? No, no, confermavano il soprannome Giuba. Giuba, come lo chiami Giuba? Io lo chiamo Giuba. Sì, sì, lo giacca. So, lo so. È una giacca dove si depone, sì, un po' di cose, ci mancherebbe. Che poi non so se ha a che fare col vecchio detto di quelle zone della Toscana che dice io e la giuba, quando si lavora da soli. Ha vinto Arlizzoni, no? La prova, ma non gli basta naturalmente, era impossibile recuperarlo tutto. L'ha vinta di 2 secondi e 7 su un Mattia Giannini, a questo punto lo possiamo dire, ha amministrato il suo grande vantaggio e quindi Giannini vince la prova, la classe Rally 5 con un Arlizzoni alla prima in Toscana con 3 passaggi a prova che vi garantisco ha fatto e sono quelli, ve lo posso garantire al 100%, e porta a casa un ottimo secondo di Rally 5 a 12.4. Il Poggiale ha detto una cosa cattiva che non possiamo ridire, no, l'ha detta e noi però l'abbiamo registrata, l'abbiamo registrata, abbiamo l'audio. Guarda i bimbi come sono contenti, ve li faccio vedere, mi hanno mandato un messaggio da fine Marsigliana, eccoli qua, questo ragazzi è i rally, questi sono i rally ragazzi, eccoli qua. Questi sono i rally, far divertire i giovani, si devono divertire, devono sorridere, non pensare che devono per forza vincere. Io gli rispondo, siete stati fantastici. Vediamo... E ci aggiungo anche un'altra cosa, ci aggiungo un grazie. Grazie. Che non fa mai male, un mai. Grazie, ricordatevelo. E poi ci dico anche, appena può, fammi chiamare. Che ci sentiamo un attimo in diretta e questo mi fa solo che piacere. Allora andiamo avanti, nel frattempo mi sembra ci sia un po' di calma piatta, ho visto passare uno degli appartenenti alla classe A5, è passato con molta tranquillità, c'è un po' di calma piatta. Io però a te una domanda te la volevo fare, so che quando vuoi, a parte oggi ti pensavo tu fossi un pochino più piccantello, invece io ti ho detto che facevo il serio, essendo ospite io faccio il serio, polemiche le faccio a casa mia. No, facciamo le polemiche, te l'ho detto anche, io una polemica te la vorrei fare, sì. E si chiama Virtual Chicane, vuoi sapere cosa ne pensi te? Allora, io penso che, io sono contrario alle chicane in generale, perché secondo me il percorso dovrebbe essere quello che è senza snaturarlo. Infatti poi all'estero che di queste, diciamo così, un attimo solo, aspetta Andrea, sei in diretta, ti stanno sentendo, sto parlando con Andrea Michella, il proprietario della Lion. Ciao Andrea. Ciao, sei contento?
bene, stavo... Sì, tutto bene. Stavo vedendo l'attenzione che ha finito la prova. Sì, mi ha già scritto. Tutto bene. Mi ha già scritto, sono contento di avergli dato questa possibilità. Sì, veramente sì. Andrea, forse abbiamo fatto la giusta scelta, vediamo. Bene, bene, sono contento, ho fatto una bella gara. Grazie della chiamata. Ci sentiamo dopo, ciao. Intanto è passato Flosi, un altro figlio d'arte. Sì, infatti fammi di chi è, che sennò poi mi passa e non dico più. Luca Flosi in coppia con Antonio Pellegrino, figlio d'arte, ma io lo sai, non mi ricordo con chi corre, cosa correva lui? Con quella macchina lì. Sempre con quella? Credo di sì. Cioè, quindi con quella macchina è nata avanti Cristo, praticamente. Credo che sia sempre quella, fra l'altro tenuta sempre in maniera maniacale dalla loro officina, perché hanno un'officina. Intanto arriva un altro dei Pasola, questo è il Pasolino, il Pasolino che si chiama Stefano Ranieri in coppia con Luca Nobili, e Ranieri va veramente forte, ragazzi, perché l'abbiamo visto anche a Montalcino, e no a Montalcino, chiedo scusa, al Agostino, fare dei gran numeri in centro al paese, e anche qua guarda, tranquillo dentro, sa che comunque ha già vinto, non ha nulla da fare se non perdere, ha dato 4 minuti a tutti, eppure continua a tirare come uno scammato, quello qua va giù di traverso la grande, e poi viva il Grinta Team, no? Il Grinta Team. Quando facevo le cassette, una volta chiamai il Grinta, gli dissi: allora la vuoi la cassetta? E lui mi disse: sì, mandami una cassetta di fragole. Lui pensava che scherzassi, io andai, comprai una cassetta di fragole, gliela impacchettai e gli mandai la cassetta delle fragole. Io lo so che sei un cretino, e per questo ti ho sempre voluto bene. Sei un cretino, e cretino rimani. Ha detto voleva le fragole, io per i clienti questo ed altro. No, vabbè, questo è solo per ridere. Io passerei una nottata intera a dire cavolate con il Musella, ci avremmo tanti di quelle aneddoti da ricordare, addirittura il suo libro. Io mi ricordo ancora il tuo libro, ne ho qualche copia a casa ancora, ogni tanto bisognerebbe rileggerlo. Il mio libro che mi hanno censurato, non mi hanno voluto dare il numero ISDN per la pubblicazione. Hanno fatto bene, hanno fatto molto bene, hanno fatto. Arriviamo un po' largo, la tira un po' da tutte le parti il nostro uomo. Sto parlando naturalmente del numero 85, stiamo parlando di Stefano Giannini in coppia con Alberto Landucci. L'ha lanciata ovunque questa 106, pur di farla girare nei tornanti di Johnny alla curva di Capane. Sai perché si chiamano i tornanti di Johnny? No. Non lo sai, eh? No. E si chiamano tornanti di Johnny perché quando Johnny ci ha cappottato un paio di volte con l'ape ha già dato il nome, e quindi è rimasto i tornanti di Johnny. Perché qui lui ha fatto questa curva, era arrivata sua, è diventato il tornante di Johnny. Non... E per tutti noi quando si andava a vedere le prove del rally, Mirko qui c'è cresciuto, perché se all'ultimo tornante si va dritto... Si va a finire a quella che era la casa di Mirko. È verissimo, ma io su Capanne gliel'ho detto, ci sono cascato in Vespa, in motorino, in bicicletta, ho iniziato a cappottarci con la 127 del Mizio, ci ho girato con la 205 quasi tutti i giorni, perché io quando avevo un minuto mettevo in moto la 205, ci andavo a girare e poi telefonavano i carabinieri e mi dicevano mettila dentro, e la rimettevo dentro, era quello il discorso. Era in questa maniera qui. Questa è un'altra macchina dei Selmi. Sì, questa è un'altra Selmo Mobile. Stiamo parlando di una Saxo, però in questo momento sta passando davanti a noi. È quella portata da Andrea Valori in coppia con Alessia Pellegrini. Alessio Pellegrini. Alessio. Dai, ora fammela diventare. Io però, ragazzi, non ci vedo più. Sono una condizione veramente schifosa. Alessio, ragazzi. Pellegrini lo dovreste invitare in trasmissione, perché Alessio Pellegrini l'anno scorso credo che abbia fatto 24 rally, una cosa del genere. Mai quanto ne facciamo noi, ti garantisco. Beh, comunque Mirko, l'anno scorso abbiamo segnato quanti ne abbiamo fatti. Io l'anno scorso ne ho fatti 43. Mirko, caschi male, perché io nel 1996 con la Pro Bike ho fatto 75 rally in un anno. Sì, ma anche noi, io quest'anno, l'anno scorso noi ne abbiamo fatti quasi 80. Ci sono fatti noi fisicamente, cioè io noi ne abbiamo fatti 42 fisicamente. Eravamo 42 volte sui campi gara, capito? Poi ci abbiamo le squadre, come ieri ce n'era un'altra, un'altra volta ci vuole infilare, ci mancherebbe. Numero 87 per noi, stiamo parlando del buon Lorenzo Amerighin, coppia con Igino De Manti. Igino, sai chi è, no? No. Sta qui a Capanne, è uno che si è trapiantato fuori da Capanne, ma che ogni tanto ritorna con il casco in testa e andiamo ancora avanti.
Mi ricordo un fine settimana che feci. Partì il mercoledì, andai al Mont Blanc in Francia. Poi dal Mont Blanc in Non mi hai Francia. chiesto una cosa che mi aspettavo tu mi chiedessi, invece non me l'hai chiesta. Non so perché, ora questo lo farò presente al tuo principale. Non mi hai chiesto se ha vinto lui la classe. L'ho visto. Dove l'hai visto? Sei Quando bugiardo. lo stavi girando. Adesso lo vado a vedere. Andiamo a vedere, si sta parlando della Rally 4, andiamo a vedere che cosa è successo alla fine in Rally 4, così daremo anche la classifica della classe Rally 4 che ha vinto Paolo Moricci con Paolo Garavaldi alle note con un totale di 42, 54 e 8 con 8 secondi e 7 di vantaggio su Claudio Fanucchi in coppia con Simone Giorgi e Lorenzo Sardelli con Luigi Giovacchini a 9 secondi e 6. Lottata perché i primi 4 sono in meno di 11 E secondi. vabbè, sì. Sono contento. Ieri gli ho chiesto, Paolo, fammi un regalo, che insomma era un po' che volevo questo regalo e me l'ha fatto. Sono felice che abbia vinto. Il regalo l'ha fatto te vincendo lui? Eh? Cioè, t'ha fatto Sì, regalo vincendo lui, ha fatto perché vedi, quando segui un pilota e ti capita una stagione sfortunata come quella che ha avuto l'anno scorso lui per problemi tecnici della vettura, ma non imputabili a quella vettura, proprio un problema strutturale della vettura che grazie anche a loro è stato risolto. Diventa pesante andare alle gare e non avere mai la soddisfazione di vedere tramutati in risultati tutti gli sforzi che vengono fatti. Lì hanno lavorato veramente tanto, la squadra, il pilota, tutti quanti. Sì, lo volevo vedere sul gradino più alto del podio. Era una cosa. Cioè, se si è una squadra, quando si vince tutti insieme. Credo Però che. adesso non sei con lui a festeggiare perché sei No, stato a fare la diretta. Meno io gli ho chiesto se potevo venire, ha detto male, l'importante è da quello. Mirko Da sicuramente me sì. è logico, da me mi ha cominciato a prendere per il culo stamattina alle 6 e Me mezzo. l'ha detto, Alle me l'ha 6 e mezzo già detto. mi prendeva per il Me culo, l'ha no? Quindi lui detto. può farlo, è l'unico che si può permettere di farlo. Nel frattempo arriva un'altra Selmo Mobile. Ma quante ce n'hanno di queste macchine, ragazzi? Tantissime. Io non ho capito, ogni tanto ne vedo una nuova che arriva con un colore diverso. Ma quante ne hanno? Senti, l'altro mese hanno preso una macchina, uno scheletro di una macchina. Luca Vitalelli, scusa, Vitelli Interlocker, Ah, Thomas Giuntoli, lo cioè, vediamo anche in che qui non si sovraimpressione. sa mai chi guida e chi naviga. Forse è lo zio che sta guidando adesso, è Vitelli. Perché se era Giuntoli qui ci arrivava di freno a mano dalla curva prima. Vediamo. Sì, sta guidando lo zio. Però vedi, anche lo zio Opera! è sta. Oddio, Oh, meno male cosa. c'è tanto asfalto di là, Vedi, ragazzi. vecchi marchioni. Meno male che c'è tanto asfalto da quelle Ma parti. macchina comprata in Sardegna, anche questa abbandonata in un fienile Daniele Rombai in coppia con Antonio De Marco. Si parte le rospette della classe A0, eccoli qua, stanno andando alla grande, fra l'altro credo che vadano verso la vittoria perché sono loro, se non sbaglio, che stanno in qualche modo davanti a tutti. Adesso poi andremo a controllare anche la classe A0, ma dovrebbero essere loro, numero 82, appena transitato. 92 naturalmente, ci mancherebbe. Diciamo che ci sono stati un bel po' di ritiri a questo Maremma, a differenza di quello che succede nelle ultime gare, sia ad Alba che qui ci sono state delle grande defaianze. Eccolo qua, lo aspettavamo. Ecco bestemmino. Arriva il nostro Oliani, stiamo parlando naturalmente di Enzo Oliani in coppia con Mirko Piazzini. E qui c'è Oliani, che tutti conosciamo. Piazzini è il figlio del Piazzini che correva con Oliani negli anni 90. Ratta, ratta. Ah, ecco. Ratta, ratta, ratta tanto. Sì. È partita una candela, sai? E qui secondo me riparte il salario. Mamma mia. Tanto che io non vorrei essere nel trasferimento da qui a inizio prova di marziana con lui e credo che potrebbe insegnarci veramente tanto, ma tanto, tanto. Insomma, hai capito? Il navigatore è il figlio del vecchio navigatore. Sì, è vero. Come ha fatto Ragnotti? Sai che anche Ragnotti ha cominciato a correre con Timonier, no? E E poi è poi continuato con il ha figlio. sempre corso con Timonier, ma Era il era il figlio. figlio di Timonier. E lui ha fatto lo stesso con Piazzini.
Sì. Che e fra l'altro che è quello che prepara la macchina. Ragnuti ha chiesto ufficialmente di poter essere, di poter provare in una gara la nuova Alpine, quella che secondo lui è una macchina vincentissima, anzi potrebbe stare davanti alle quattro ruote motrici posteriore. E se lo dice lui, che è sempre stato uno che guidava le anteriori, può darsi che abbia ragione, no? Sì, sì. Nel frattempo arriva, se non sbaglio, Daniele Dall'Amico in coppia con Silvio Gabrielli, che sta arrivando anche lui alla fine di questa edizione numero 48 del Rally del Maremma. Non è riuscito a leggere sui vetri, era comunque... Queste macchine... ecco, questa è una delle macchine che io sinceramente non ti fa paura. Non ci vorrei perché non c'entro. Dove vado? È impossibile. Che faccio? Metto il navigatore dietro, facciamo due macchine, l'accoppiamo. Lo sai, Mirko, che una delle macchine con l'abitacolo più piccolo che, c'è, che c'era, se te lo dico non ci credi, ma era la Ford Sierra, no? Ford Sierra, il palettone, sì. Dentro aveva pochissimo spazio. Allora un anno... Intanto passa molto forte anche Marco Tonelli in coppia con Riccardo Micconi. Un'altra semimobile questa. Insomma, un rally di Roma, arriva Fidanza, che più o meno come stazza al tempo non aveva niente da invidiarti. No, assolutamente. E era col finestrino giù e il braccio fuori dal finestrino, no? Il commissario gli batte sul tettino e gli dice: amico, tira su il finestrino. E lui gli fa: mai visto? E se tiro sul finestrino non me metto. Ma non te l'ha detto così. Te sì, l'ha detto così. Oh! Ma visto? Se tiro su un finestrino, entro. Sì, esattamente così. Grande il Fido, un personaggio Fidanza. Che nel bene e nel male ha fatto la storia dei rally, ragazzi. C'è poco da fare in Italia. Per un periodo ha fatto veramente tante cose. Per un periodo cose. C'era il Fidanza. È vero, è verissimo. No, è giusto, bisogna essere sempre molto coerenti. Intanto è uscito il tempo di Mentorati, 4:29.5. Non so se ha fatto il tempo né o meno. Ricordiamoci che il nostro Pieruccini deve recuperargli 7 secondi, mi sembra, più o meno. Al Bonne in Cerpi, se non sbaglio, e a Bertonati che ha fatto 7-9, in Cerpi gliene ha presi 7-9, perciò aspetta, perché non il giro prima aveva fatto 33, ora ha fatto 29, ragazzi, e ha preso 7 secondi, però ha fatto 29, vuol dire che in Cerpi è andato veramente forte. Sì, ma veramente veramente forte, ragazzi. Ma Sandro, se la macchina è a posto, va. Il problema è che quella macchina lì ne ha sempre una, Cristo santo. Comunque, adesso vedremo come finisce anche questa classe. Ci siamo quasi, siamo arrivati quasi anche alla fine di questa diretta per quanto riguarda tutte le auto moderne, e per questa volta ci fermeremo qui, non faremo le storiche, siamo pienamente in chiusura e quindi mancano veramente pochissime autovetture a chiudere. Dovrebbe essere, se non sbaglio, la Peugeot, la MGZR 105 N1, quella portata in gara da Alessandro Freschi e Giuseppe Bernardi, e poi sarà il momento di chiudere per questa lunghissima diretta che vi ha visto protagonisti dall'inizio alla fine. Abbiamo fatto ben quasi 7 ore di diretta oggi al rally del Trofeo Maremma, con 48 candeline sopra. Chissà che cosa si inventerà la famiglia Santini per la 50esima edizione, una delle poche gare che potrà dire di aver fatto 50 anni consecutivi al Trofeo Maremma, tranne uno, ma tutti gli altri c'erano sempre stati, e quindi questa cosa è importante. Guarda, è arrivato tempo a vinto Pieruccini, però ha preso solo 8 decimi all'Incerpi e al buon Bertonati, gliene ha dati 8 e 7. Alla fine ha vinto Incerpi, che volava, l'abbiamo detto, con 6 e 3, e anche questa classe è andata. Però Pieruccini ce l'ha provato, perché ha vinto sia su Capanne che su Marsigliana. Si alza di nuovo il drone, perché noi stiamo aspettando l'ultimo delle auto moderne, dovrebbe transitare tra pochissimo. No, perché sta passando già la zero, sono finite le moderne. Sì. E allora, se sono finite, è arrivato il momento di salutare, in attesa di chiudere, è arrivato il momento di leggervi la classifica dei primi 10 a Marsigliana. E cominciamo dalla decima posizione. In decima posizione, quindi, ha raggiunto anche lui la top 10, può anche esserne contento Maurio Zurri con Simone Gabrici, con il tempo di 42, 41 e 1. In nona posizione Alessandro Bindi con Fabrizio
Maurizio Vicoli, e anche lui può essere contento di un ottimo piazzamento a 42-22-3, mentre Alessio Santini e Susanna Mazzetti, pur avendo pagato oltre 2 minuti e quindi vincitori ad honoris di questa edizione, perché comunque hanno sbagliato e gli errori si pagano, ma comunque sono rientrati in gara, hanno vinto 3 prove su 3 e comunque sono ottavi assoluti con quella bellissima Citroen C3 WRC Plus. Poi arriva Marco Ramacciotti in coppia con Filippo Caturelli con una Skoda Fabia in 7ª posizione, in 6ª posizione Rosti, il buon Emanuele Forieri in coppia con Marco Lupi, e poi 5º Andrea Volpi, l'Elbano, in coppia con Alberto Mei, in 4ª posizione il 21esimo, spero si dica così, Roberto Tucci con il rientrante Gianpietro Michalizzi, una coppia fantastica anche solo per divertimento, ma che va anche forte in 4ª posizione assoluta. E adesso andiamo sul podio, il 3º gradino, quello che nessuno si sarebbe mai aspettato è accaduto. Giacomo Vargiu è salito sul podio insieme a Marco Nesti con una Skoda che ha appena cominciato a conoscere proprio al Maremma. Prima gara per lui con la Skoda e primo podio con un parterre di partenze di quelli importanti, perché non è che non c'era nessuno, si vince quando non c'è nessuno, ma qui di gente c'era. E poi invece davanti a lui, 2º assoluto a 12 secondi e 4 dalla vetta, con una Citroen C3 che andava domata con delle scarpe che forse gli stavano un po' strettine, il buon Federico Gasperetti in coppia con Federico Ferrari, vincitore della 48esima edizione del Trofeo Maremma, Gianluca Tosi e Stefano Costi, per tutti il contadino volante. E questo è stato un grande risultato per lui, che lo porta verso la prima della serie IRC, che sarà tra poche settimane alla Isola d'Elba con lo start di questa bellissima serie. Nel frattempo è arrivato il momento dei saluti, vorrei che tu fossi il primo a salutare. Io volevo salutare Elisa che dice: come siete bellini insieme, ma il più bello è Mirko, e su questo non avevo dubbi. E siamo d'accordo, è di parte però. Poi c'è il mio grandissimo amico Paolo Guida, bella diretta. Alfonso Volo immancabile, ci vuole, lui, il nostro stock, abbracciamo anche te. E poi volevo ringraziare Giovanni Bongi che mi dà della leggenda addirittura, non so. Io però una domanda te la devo fare. Dimmi. Ma quell'Andrea Guidi che correva la macchina del Sermi è schizzo? No, un altro Andrea Guidi. Giusti, no, anche perché non l'ho visto in parco assistenza, non mi ha detto niente, ma ero un po' impaurito. Cinzia Bartolini dice: ma lo storico non lo aspettate? Lo storico non lo aspettiamo perché disgraziatamente abbiamo dei tempi satellitari, è stato un po' troppo lungo oggi, abbiamo rubato un po' troppo tempo per il ritardo che c'è stato e adesso dobbiamo mollare, se altrimenti dovremmo far... Benissimo, allora è il momento di ringraziare i miei ragazzi della Esterna 1, capitanata come al solito dal nostro Jack, dal buon Jack, che uno per uno vorrei facesse i saluti dei ragazzi. Cominciamo dal primo, vediamo chi è. Dimmi uno per uno i nomi. Allora, iniziamo con Federico, che si farà vedere e saluterà tutti voi. Eccolo qua, questo è Federico. Lo avete riconosciuto, è già tante volte che è con noi. Grazie Fede. Andiamo poi avanti. Andiamo avanti con Lorenzo, che ci sta per salutare. Eccolo qua, è giusto che sappiate chi è che vi fa divertire. Lui è Lorenzo, ragazzi. E poi ancora avanti. Ora c'è Diegone, eccolo qua il Diegone, eccolo, lui è già con il cellulare avanti perché lui deve vedere la MotoGP, è fissato di MotoGP, gli interessa più le moto delle donne, o forse no, in questo caso non saprei cosa scegliere. Dopo a chi tocca? Vai, perfetto, allora arriva il drone che cala piano piano, viene verso di noi con quella che è la nostra regia mobile, siamo all'interno del tornantone, lo vedete, il drone piano piano sta scendendo per far vedere sia Jack che il buon Sean, sono là entrambi, il regista l'ha fatto Sean oggi in collaborazione con Jack. E Fabio che sta mandando il drone, e poi mi dice il buon Poggiali che è qui, che è accanto a noi, siamo praticamente tutti al completo, una grande squadra, Rally Dreamer deve tutto a loro naturalmente. Adesso buttiamo via anche il drone, non se ne parla più. Eccolo qua, questo capellone qua che sta salutando è il buon Jack, là c'è Sean sulla sinistra e il Poggiali a destra, siamo tutti qua. E poi eccolo qua, c'è anche Fabione che ha tenuto buono il detto, non sono tutti pronti. E allora il saluto per tutti voi lo comincia a fare Massi.
È stato un piacere, era tanto che volevamo farlo, speriamo di rifare qualcosa del genere. Saluto tutti, vi ringrazio dei complimenti, sono commosso. Io tanta non roba. Sono assolutamente commosso, sono casomai spettinato, sudato, in condizioni pietose, ma non me ne frega niente perché mi sono divertito. Il saluto per tutti voi, dando appuntamento alla prossima settimana, venerdì, con la gara proprio del Trofeo Maremma su Sport Italia intorno alle 20. Mi raccomando, non mancate, e soprattutto la prossima diretta al Rally della Marca. Per tutti voi, il mio saluto è sempre quello. Rally Dreamer, tanta roba! Three, two, one.